La frase del giorno è facile essere fascista in uno stato democratico, ma prova ad essere democratico in uno stato fascista. Mette in luce un paradosso significativo riguardo alla libertà di espressione, dove il valore della democrazia è molto importante, che significa che anche un fascista in uno stato democratico ha la libertà di parola e può esprimere il suo pensiero. Ciò sarebbe difficile in uno stato fascista che un democratico possa avere la libertà di esprimere il suo pensiero. In un contesto democratico, quindi, un fascista esprime le sue opinioni e partecipa a un dibattito pubblico, senza temere persecuzioni. Questa libertà, tuttavia, non era reciproca, ovviamente, in un regime fascista, dove il dissenso è represso, l'autorità centrale non ammette opposizione. E quindi esprimere idee democratiche diventa estremamente difficile, se non addirittura pericoloso. La democrazia si basa sul dialogo e la partecipazione del popolo, ovviamente, mentre il fascismo si fonda sull'autoritarismo e la soppressione del pluralismo. La frase invita a riflettere sulla fragilità della democrazia e sulla necessità di proteggerla. Questo evidenzia quanto sia preziosa e rara la possibilità di vivere in una società dove la libertà è un diritto garantito. Essere democratico in uno stato fascista significa spesso affrontare la clandestinità, la censura, l'arresto e, nei casi peggiori, tortura e morte. Sembra un'esagerazione, ma in uno stato fascista si rischia questo. La resistenza democratica in tali condizioni richiede un coraggio e una determinazione straordinaria, poiché si combatte non solo contro l'ideologia fascista, ma contro un intero apparato di potere che utilizza la violenza per mantenere il controllo. In conclusione, la frase che vi ricordo: è facile essere fascista in uno stato democratico, ma prova a essere democratico in uno stato fascista, ricorda l'importanza di vigilare e proteggere la democrazia dalle minacce interne ed esterne. La libertà non è solo un diritto, ma una responsabilità collettiva. Dobbiamo essere consapevoli che permettere l'esistenza di ideologie che cercano di distruggere e impedire la democrazia può mettere a rischio la libertà fondamentali che diamo per scontate.